Grazie di essere venuti a questa nostra presentazione, un libro tra l'altro di un mio autorevolissimo collega del giornale radio. De Luca è stato giornalista a Bruxelles, è stato giornalista, bisogna alzare la voce, vediamo. Senti un po', Dario. Non è che sia possibile alzare la voce. Ma adesso si sente già meglio, devi alzare la voce. Più vicino, allora bisogna fare proprio con il giornale, bisogna parlare a 3 cm di distanza. Paolo De Luca è stato giornalista al giornale radio, è stato caporedattore del Politico per qualche periodo, è stato a Bruxelles per 3 anni, ha una competenza su questi argomenti molto vasta e molto importante, e quando mi ha proposto questo argomento che è di estrema attualità, ne parliamo di più un momento e vedrete che è davvero di estrema attualità, mi è parso necessario immediatamente mettermi in movimento per fare, anche perché le elezioni che si sono svolte in questi ultimi mesi, si parla delle elezioni inglesi, delle elezioni francesi, di quelle italiane, lo scorso anno le elezioni amministrative in Spagna che hanno avuto il loro rilievo, quelle in Austria della fine dell'anno, le presidenziali alla fine dell'anno, hanno tutte messo in evidenza il sorgere di forze politiche nuove, di forze politiche inedite, che non fanno riferimento alle ideologie tradizionali, o se lo fanno in maniera non particolarmente ortodossa. E quindi abbiamo deciso di parlare di questo argomento, e abbiamo chiamato il professor Brunazzi, che è un nostro collega di istituti scientifici qui nel Polo del Novecento, perché lui è il vicepresidente dell'Istituto Salvemini, direi che è forse l'anima dell'Istituto Salvemini, e quindi con lui ci siamo trovati sovente a fare anche dei confronti interessanti nell'ambito del Polo del Novecento, e quindi siamo stati ben felici quando ci ha detto che accettava di venire a presentare questo libro. Lui è professore all'Università di Bergamo, storia contemporanea, quindi meglio di lui non si poteva capitare. Bofano, Ettore Bofano, è il vice direttore del Fatto Quotidiano, e noi sappiamo quanto il Fatto Quotidiano sia attento a questi fenomeni e a queste. E poi invece Giorgio Merlo è un po' un fan de PI, un po' il nostro collaboratore d'ufficio, però è soprattutto giornalista della RAI, quindi ha anche lui la sua competenza relativa a questi argomenti, ha avuto anche una storia politica importante che continua a mantenere viva. Come si può procedere quest'oggi? Abbiamo preparato un piccolo video che è un po' una provocazione, perché niente più che una provocazione, e questo video raccoglie alcuni messaggi, alcuni modi di presentarsi di personaggi che vengono fuori da questo ambito politico più generale, e quindi possono rappresentare uno stimolo per questo dibattito. Siamo tutti persone adulte vaccinate, quindi non facili agli entusiasmi, perché vedrete quanto possa essere accattivante qualche messaggio, e anche quanto possa essere fuorviante qualche messaggio. Per non dimenticare il titolo di un capitolo di questo libro, che dice che gli italiani forse sono stati i primi ad aver inventato il populismo, beh, noi cominciamo da Masaniello. Viva Dio! Viva l'Italia! Viva Dio!
sei stato dalla parte del popolo per cui sei stato eletto. Tu hai fatto sempre un'intesa con il viceré e con il capitano di giustizia che mi fanno dai cibi. Perché invece di mettere in galera dei guerri, sapi che la povera c'è. Questo non è giusto. Io sono dalla parte del popolo. Tornate a Clerio! Ma siete proprio convinto di quello che dite? Adesso basta. Thank you.
extend my best wishes from one scout in exile to my fellow scouts at home in the finest city in the world. That's from John McDonnell. In Parliament and outside, we've won quite a few things. In fact, you want to register most of the papers. This Tory government has been defeated 22 times in the past year alone. Questa sensazione tipo quella che diceva Woody Allen in uno dei film più noti, se non sbaglio, Manhattan, che alla fine spiegava alla sua compagna che non andava a sentire, Wagner perché subito dopo l'inizio le sarebbe venuto voglia di invadere la Polonia. Questi messaggi in qualche maniera possono richiamare anche questo, perché poi avete visto che abbiamo dei populismi, perché in effetti a questi si riferisce in gran parte il libro con una sola eccezione. Populismi che sono gridati, populismi che sono invece presentati in modo accattivante, razionale. Pensate a Hoffer, no? Che spiega che in realtà il suo partito di centrodestra è molto moderato, perché un partito di destra non sarebbe tollerato in Austria. I nazionalismi, questo è ben evidente da quanto diceva e gridava Marine Le Pen, e quelle posizioni contro gli immigrati, nei quali non si capisce bene il nesso che Kaczynski vuole mettere tra gli immigrati e il terrorismo, e poi soprattutto il richiamo alla crisi che mette in difficoltà tanti italiani, e dei quali vengono tanti italiani, tanti europei, e dei quali l'Unione Europea viene in qualche maniera accusata. Tanti modi di intendere il populismo, probabilmente, sarebbe il caso, e noi abbiamo pensato proprio a questo quando abbiamo chiesto a Brunazzi di venire a spiegarcelo,
tanti modi come si colloca nella tradizione del populismo storicamente. Professore, tu puoi prendertela anche in mano. Il filmato si dava la percezione di un fenomeno, quello del populismo, dei populismi, in realtà molto variegato tra di loro, in questa carrellata molto rapida. Avrei difficoltà a collocare Podemos sullo stesso piano di Front National o di altri movimenti, tuttavia effettivamente il filmato ci dà l'idea mediata, visiva, di un paio di cose. L'attualità del fenomeno, la sua diffusione in Europa e non solo in Europa, caso ovviamente più clamoroso l'elezione di un presidente negli Stati Uniti che in qualche misura si può definire populista, anche se ogni caso come questo ha delle sue peculiarità, e l'idea appunto che siamo di fronte a un fenomeno nuovo o comunque inedito. Le cose non sono esattamente così, e bene ha fatto il filmato a mettere in primo piano la rivolta di Masaniello. Se c'era bisogno di fare un richiamo alla antichità storica del fenomeno, in quel filmato lo richiamava. Naturalmente, quando parliamo di populismo, dobbiamo distinguere una categoria che ormai è diventata onnicomprensiva, c'è un po' di tutto dentro questo termine. Potremmo provare a semplificare, poi vi ricorderò molto rapidamente un excursus un po' storico, storico ma anche come dire, geografico e geopolitico. Questa categoria, a mio avviso, richiede almeno due elementi. Il populismo, per così dire, si configura normalmente con dei contenuti politico-sociali, tutto sommato abbastanza ricorrenti, e dall'altro lato con una critica al sistema istituzionale politico presente. Nel primo caso, che è il caso un po' più complesso, mi soffermerò più a lungo, la tesi dei populismi, uso ripeto una categoria in questo momento molto generica, poi andremo a fare tutte le distinzioni. Il populismo tende in sostanza a proporsi come una, non soltanto una protesta, ma è una protesta molto spesso rabbiosa, è una protesta che come dire, ha accumulato nel tempo una sorta di rancore sociale, culturale potremmo anche dire, e che cerca di manifestarlo nei confronti di quello che ritiene essere una sorta di usurpazione di un suo legittimo diritto, cioè il diritto del popolo di governare se stesso, contro quelli che esso presenta come una sovrapposizione, un'elite dominante dalle origini diverse, tutte contestabili agli occhi dei populisti, ma che insomma si colloca al di sopra del popolo, non ne fa gli interessi dei pochi contro l'interesse dei molti. Questo la metto in termini estremamente semplificati e generici. Dal punto di vista propriamente politico-istituzionale, i populismi in genere si propongono come un modello che vorrebbe escludere, non saprei come definire altrimenti, o comunque marginalizzare le forme della democrazia rappresentativa. Perché la democrazia rappresentativa, per definizione, interpone in qualche modo un corpo, uno strumento di mediazione tra la genericità del popolo e della pluralità dei suoi distinti e diversi e talora confliggenti interessi, attraverso la mediazione politica che i rappresentanti del popolo, attraverso meccanismi di garanzia della legittimità dello stesso, va a stabilire. Tutti i movimenti populistici, da questo punto di vista, anche quelli che risalgono a epoche più lontane, si pongono come nettamente ostili al permanere di questa interposizione fra il popolo e chi esercita il potere politico. L'idea, cioè, di fondo è che il popolo, per poter esercitare legittimamente il suo potere, non ha bisogno di mediazioni, ma si rapporta direttamente, e qui entra l'altra componente che colloca il populismo in una dimensione
per usare categorie tradizionali molto più chiaramente di destra, ha bisogno di un leader con cui si rapporta direttamente. Il populismo tende a configurarsi come un sistema politico nel quale il popolo si è rappresentato direttamente dal leader, colui cioè che ha la sovranità delle decisioni, senza intermediazioni, senza perdite di tempo, senza sovrapposizione di interessi contrapposti e che alla fine si rivelano tutti ostili al popolo medesimo. Detto in questi termini molto generali, mi rendo ben conto, l'altra cosa che colpisce in questa vicenda è che ogni epoca storica naturalmente conosce movimenti e situazioni di questo tipo. Nell'ultimo numero della rivista del Magazine di Ricerca, Mark Westman scrive un breve saggio intitolato Populismo, una farsa antica, potremmo dire una vecchia storia, non più banalmente una vecchia storia, dove sottolinea come per trovare esempi di populismo anche sul piano letterario, è una rivista letteraria, cita Shakespeare per esempio e come si manipolano le masse, ci cita naturalmente il Giulio Cesare e il discorso di Antonio, ci cita, questo è un caso interessante, che non tipo, raramente i populismi, diciamo così, storici o contemporanei presentano, il caso del terribile Riccardo III, il quale si fa supplicare di voler prendere il potere, che egli peraltro è ben deciso a prendere e che per raggiungere il quale non ha esitato a far commettere delitti orribili, ma che invece il popolo stesso va in ginocchio a supplicarlo, che si degni per favore di salire sul trono perché ha tanto bisogno di lui e il suo tirarsi indietro danneggia il popolo tutto. È un riferimento curioso questo che ho voluto citare, ma soprattutto un altro punto di questo editoriale di Weichmann, quando dice che in verità il vero populista, da questo punto di vista, è essenzialmente l'inventore, anzi dice il saggio del populismo moderno, è Rousseau, per il quale appunto è il primo che introduce questa netta distinzione all'interno della categoria dei cittadini tra coloro che hanno una posizione sociale, economica sociale più bassa e gli altri. Cioè in Rousseau comincia a introdursi esattamente questa idea. La rivoluzione francese, non dimentichiamolo, aveva introdotto una nuova categoria di identità e di appartenenza civile. Prima le categorie erano, come dire, segnate in una storia antica dalle corporazioni, dalle appartenenze familiari, religiose, nazionali. La rivoluzione introduce questa idea nuova nel nome del principio dell'eguaglianza: tutti sono cittadini e i cittadini sono tutti uguali in quanto cittadini. Naturalmente questo è un'eguaglianza formale, è un'eguaglianza di tipo giuridico, significa che siamo, sono tutti uguali di fronte alla legge, ma naturalmente i livelli di reddito e la condizione sociale possono e sono in effetti molto diversi. E Rousseau, partendo proprio da questo, fa leva su questo concetto per sottolineare come in realtà si apra qui una contraddizione. Questa contraddizione in realtà attraversa un po' tutta la storia del populismo. Se io dovessi cercare citato adesso questi esempi molto antichi, ma appunto lì alla rinfusa, tanto per dire, è stato osservato per restare anche solo nell'Ottocento, a parte il caso americano, che è quello più interessante, su cui dirò ancora brevemente qualcosa, basti pensare alla vicenda dei Bonaparte, Napoleone I, è certamente un personaggio che scaturisce dal solco della grande rivoluzione e che si impone attraverso una non soltanto con la forza, ma attraverso una retorica anche politica che è particolarmente attraente e seduttiva. E lo stesso fa, con una vedova nella statura, non il suo successore, ma il parente, Napoleone III, Luigi Bonaparte, che eletto presidente della Repubblica dopo la rivoluzione del 1848, nel giro di pochi anni si fa nominare imperatore. Il famoso appunto secondo impero, ma la cosa interessante è che Napoleone III governa essenzialmente a colpi di plebisciti, cioè si introduce qui quest'altro elemento interessante di un ipotetico modello di cosa sia stato il populismo, che è quello della forma con cui colui che detiene il potere, normalmente lo detiene in modo assoluto, interloquisce col popolo, e questa interlocuzione del leader col popolo avviene in che forma? Non nella forma, come
avviene normalmente nelle forme rappresentative, nei parlamenti, dove la varietà della posizione, la varietà degli interessi e dei bisogni si confrontano, si scontrano e cercano punti di mediazione, ma si risolvono con una decisione secca, un sì o un no. I plebisciti sono questo. Io vi propongo il plebiscito, è un sì o un no. In questo modo il popolo può dire, ma io sono stato giustamente consultato, ho detto la mia e quindi io mi sento ampiamente rappresentato. Vorrei ancora citare il caso di Charles de Gaulle, quando torna al potere nel 1958. Ebbene, in 10 anni, perché poi tanto dura de Gaulle dopo il suo ritiro nel 69, de Gaulle si fa confermare, de Gaulle è stato chiamato a seguito del colpo di Stato, in realtà, un tentativo di colpo di Stato, mettiamolo così, quello militare dell'esercito francese in Algeri, che fa un colpo di Stato per poter impedire a suo avviso che il governo degli imbelli parlamentari a Parigi conceda l'indipendenza all'Algeria. De Gaulle è chiamato regolarmente dal Presidente della Repubblica Coty, che come qualsiasi altro una forma che quella della Quarta Repubblica parlamentare, a formare il governo. De Gaulle lo forma, ma immediatamente elabora in tempi rapidissimi una nuova Costituzione e la fa e la mette in referendum e attribuisce a questa, non alla nomina del capo dello Stato in carica, cioè Coty, la legittimità del suo potere. E nel corso del tempo, nei passaggi, negli snodi cruciali delle sue scelte politiche, anche scelte coraggiose, come quello di arrivare alla fine, nel giro poi in verità di appena 4 anni, all'accordo con il Fronte di Liberazione Algerino e alla concessione dell'indipendenza, ma tutti questi passaggi passano attraverso il referendum. C'è un Parlamento, ci sono naturalmente libere elezioni, ci sono i partiti del Parlamento francese, della Quinta Repubblica, ma De Gaulle si muove, e lo fa chiaramente capire, con l'idea che per lui ciò che conta è la volontà del popolo, che si manifesta direttamente con il referendum. Citando questi esempi per sottolineare che cosa allora? Potrei dilungarmi ancora su almeno un paio di populismi, su cui non c'è tempo però di soffermarmi. Quello normalmente viene ricordato, almeno in termini di riferimento lessicale, il populismo russo nella seconda metà dell'Ottocento, quello che in Italia è stato a lungo e prevalentemente studiato dal nostro Franco Venturi, e il populismo americano, quello che alla fine dell'Ottocento prende anche la forma di un vero People Party. E un populismo americano che poi ha diverse reincarnazioni, che torna poi ancora negli anni 30, poi torna ancora con anche effimere figure di candidati alle presidenziali, e che naturalmente ha avuto il clamoroso esito di questa elezione di Donald Trump, che vorrei ricordare, e non dimentichiamo che è quello che lo connota, Donald Trump è uno di quei candidati che si è imposto contro il partito di riferimento. Donald Trump risulta repubblicano, ma lui si è presentato in realtà contro il suo partito. Nelle primarie si è imposto contro la volontà della maggior parte dell'establishment del suo partito. Allora, qual è l'elemento comune? Che mi avvio alla conclusione, perché non voglio prendere troppo tempo, se mai se ci sarà tempo ci si ritorna. Ma a mio avviso l'elemento che davvero contraddistingue i populismi, ripeto, in questa varietà di realtà geografiche, storiche, sono che certamente sono movimenti che nascono in tempi di crisi e troppo poco, in tempi di trasformazione profonda dell'economia, della società e della politica dei rispettivi paesi. Trasformazioni complesse che scardinano forme tradizionali di relazioni sociali e di identità politiche. Viene in mente, percorrendo queste cose, che anche movimenti che normalmente non sono catalogati perché non si sono presentati con un esito politico complessivo, ma riconducibili in qualche modo a questa logica, si collocano proprio alle origini di queste fratture. Sto pensando per esempio al movimento luddista in Inghilterra alla fine del Settecento, l'introduzione del macchinismo industriale, le prime cimatrici nell'industria tessile che mettono fuori mercato una categoria di operai specializzati, professionalizzati di notevole
e quindi il relativo riconoscimento sul piano dei redditi, produce una reazione anche violenta che si manifesta nella forma della distruzione di queste macchine. Ma la cosa interessante, ed è questo il motivo per cui includo anche il luddismo come una forma non sviluppata, parziale, focalizzata su un punto di populismo, è vedere qual è l'esito dei processi che nelle contee inglesi l'autorità giudiziaria locale, che normalmente è rappresentata dal signore feudale locale, il conte, quello che ha per l'antica tradizione feudale anche giurisdizione, come si regolano? Beh, vi dico subito, li assolvono tutti, non solo quelli che rompono le macchine, ma qualche volta anche quelli che hanno rotto le teste per poter poi dopo rompere le macchine, e li assolvono tutti con una motivazione che a mio avviso è, basta leggere qualcuna di queste sentenze, è perfettamente populista. Cosa dicono questi aristocratici gentiluomini e nobili di campagna? Questi nostri bravi lavoratori, questi nostri bravi sudditi lavoratori, che sono così bravi, si vedono buttati sul lastrico da questa diavoleria di queste macchine che sono, non lavorano bene come loro, e anche beh, perché all'inizio le macchine non hanno quella perfezione e precisione che aveva il lavoro artigianale professionale, e in più li distruggono posti di lavoro, distruggono l'economia dei nostri paesi. Dunque ben hanno fatto loro a reagire, e noi li mandiamo a soldi per fronteggiare questo sviluppo. Il Parlamento di Londra arriverà al punto di avvocare a sé questi processi e di condannare i colpevoli alla forca. L'ho citato per dire che vuol dire che, come all'epoca c'è un passaggio, l'applicazione della termodinamica che sta cambiando e rivoluzionando gli assetti produttivi di un paese, mettono in crisi gli assetti precedenti. Mettere in crisi vuol dire, vediamoci, che c'è una trasformazione in atto, questa trasformazione è profonda, questa trasformazione scardina le relazioni precedenti, e in questo scardinamento c'è chi ci guadagna e chi, pochi all'inizio soprattutto, e molti che ci perdono, e perdono spesso pesantemente. Allora, in ogni ciclo di questa vicenda noi lo vediamo, le proposte lo vediamo negli Stati Uniti di fino all'800, dove già accade, sta accadendo qualcosa del genere, dove la polemica dei contadini, dei piccoli proprietari terrieri si muove con premesse analoghe, lo rivediamo all'inizio del Novecento, lo rivediamo negli anni del New Deal, che sono anni, non dimentichiamo, quelli della grande crisi, e lo rivediamo riapparire ogni volta ad una frattura profonda in seguito ad una trasformazione economica produttiva altrettanto profonda, sta mettendo a rischio un assetto consolidato nel tempo. Il manifesto di Marx e Engels del 1848 lo diceva chiarissimamente questo. Il capitalismo stava mettendo in atto una trasformazione che scompaginava, faceva, distruggeva tutto ciò che sembrava consolidato, ciò che era solido, dice, il manifesto sembra diventare evanescente nell'aria. Allora, se questo è il punto, non dobbiamo da un lato stupirci, dobbiamo sapere che una fase come la nostra è una fase di profonda trasformazione, ma allo stesso tempo, detto questo, io non mi sentirei però di adottare il criterio, come dire, ottimistico di molti che, anche esaminando sul piano storico queste vicende, sottolineano come, beh, certo, c'è un prezzo da pagare all'inizio, poi il progresso fa sì che tutte queste trasformazioni volgano al meglio per tutti. Oggi non siamo più sicuri che siano esattamente così, perché la natura delle trasformazioni in atto ci appaiono non così chiaramente destinate a questo tipo di trasformazione, e questo dà molta forza a coloro che vi si oppongono. Vorrei fino a concludere dicendo, i populismi sono in un certo senso proteiformi, perché si adattano, cambiando attraverso una metamorfosi, alla situazione locale, per proporsi attraverso questo duplice posizione. Da un lato quello della insostenibilità di continuare uno stato di cose presenti, anche qui si evocano le suggestioni marxiane, cambiamento dello stato di cose presenti, che appare insostenibile, con in più questa nota però di un rancore, perché non è solo questione di sfruttamento, c'è il rancore dei ceti sociali che perdono posizioni consolidate, legittimamente consolidate. I cimatori inglesi che andavano a spaccare le cimatrici meccaniche avevano tutti i diritti di rivendicare la legittimità della loro
onesta e ragguardevole posizione professionale raggiunta. E quindi c'è un rancore in più in questo rifiuto, in questa rivolta. E poi certo c'è quello che però attraversa tutta la storia del Novecento, la difficoltà di mantenere le forme della democrazia rappresentativa in epoche di grandi cambiamenti, di grandi fratture. Questo anche nella prima metà del Novecento l'abbiamo conosciuto. I grandi totalitarismi novecenteschi, qualcuno lo osservava, lo ricordava Bonazzi nel suo saggio, contengono elementi populistici, persino nella parola, insomma, del movimento nazista usa molte volte il termine völkisch, per voler proprio sottolineare che è un movimento che si chiama popolo. Certo, questi movimenti hanno due strade davanti, o si infilano in un percorso al fondo del quale il nemico è, usando sempre altre categorie, è un nemico di classe, per così dire, oppure serve un'altra strada, che è anche più rapida, che è quella di identificare il nemico, colui che tradisce e impedisce al popolo di vedere riconosciuti i suoi diritti, e che l'altro, il diverso, quello che a vario titolo possiamo considerare un diverso, il migrante, il nuovo venuto, l'ebreo, questo tornava allora e torna anche oggi del resto, ed è una scorciatoia per i populismi questo, perché è più facile, perché è evidente, l'altro è visibile, è riconoscibile, l'altro ha caratteristiche che denotano una diversità, e questo è un percorso che facilmente il populismo può imboccare. Meno facile l'altra strada. Nel documentario vedevo il caso di Podemos, non è un caso che, come dire, la retorica e anche la come dire, insomma, il folklore con cui Podemos si celebrava appartengono alla tradizione della sinistra rivoluzionaria, perché questo è vero, ma non si può dimenticare che i populismi hanno spesso e contemporaneamente componenti e caratteri e riferimenti sia per usare queste categorie di destra e di sinistra, poi in un certo qual modo vanno a imboccare una strada determinata. Accennato solo a questo, potrei aprire il discorso sui populismi latinoamericani, che sono ancora più complessi, ma mi fermo qui e chiedo scusa di aver rubato più tempo del necessario. Grazie professor Brunazzi, era quello che volevamo sapere da lui, e quindi ha fatto bene il suo compito, prende nota. Il libro di Paolo De Luca è una sorta di antologia di fenomeni differenti che si verificano in tutta Europa. Con quale criterio si è scelto di definirli populisti e con quale criterio possiamo in qualche maniera trovare degli elementi comuni? O tenere presente che nell'insieme di tutte le varie presentazioni che abbiamo fatto nel video, chiedo scusa, non ho trovato né sottotitoli in italiano, non ho trovato la possibilità di fare delle traduzioni, hanno dovuto aggiustarci, però avete notato come qualsiasi messaggio che veniva nel video richiamava un che di retorico, un che di... Che si percepisce anche al di là del linguaggio e al di là della parola. Uno dei, lo dicevo all'inizio, uno dei personaggi, ecco, che sono estranei anche al libro è questo appunto di Podemos. Podemos, tu ne fai cenno, ma in effetti non era incluso nella categoria dei populisti. Ne fa riferimento invece questo articolo della Civiltà Cattolica, che proprio in questo numero parla per opera di Francesco Occhetta, che è un sacerdote gesuita. Voi sapete quanto sia importante nella cultura cattolica la Civiltà Cattolica. Ebbene, ne fa invece riferimento, quindi dà un pochettino di comportamento. Questo un po' per giustificarmi, ecco, la presenza di questo di questa persona. Però c'è anche un'altra presenza che andrebbe discussa, che è quella di Jeremy Corbyn. Sì, certo, Corbyn è un po', diciamo, una situazione un po' anomala. Direi che io lo definisco populista almeno nella fase finale, sempre c'è stato un cambio di strategia
proprio all'inizio dell'anno, ed è stata una scelta voluta, non è stata casuale. Ma diciamo, quello che mi interessa soprattutto sottolineare è che il professor Brunazzi ha chiarito in maniera direi inequivocabile che è inutile, ed anche abbastanza frustrante per la verità, andare alla ricerca di una definizione universale del populismo, che non esiste semplicemente. Il populismo, dove è nato, diciamo, nella Russia di metà dell'Ottocento, è molto diverso da quello americano, non ha niente a che vedere con quello americano di fine Ottocento, e tantomeno ha qualcosa a che vedere con questi nuovi populismi europei. Ecco, io credo che questi populismi europei, che molti definiscono neopopulismi, abbiano alcuni elementi in comune, molto vaghi naturalmente, che comunque sono abbastanza ben definibili, e credo che nel libro cerco almeno di delinearli con una certa precisione. Il primo documento, il primo, diciamo, elemento comune è proprio l'Europa, cioè tutti i movimenti populisti in qualche modo sono anti-europeisti, in qualche misura che va dalla nettissima opposizione all'euro, all'Europa, a tutto ciò che riguarda la burocrazia, cosiddetta burocrazia di Bruxelles, fino ad una critica esplicita e motivata e comunque molto forte all'Europa. Questo è un primo elemento. Il secondo elemento, ed è questo che mi sembra, l'ha già sottolineato il professore, mi sembra particolarmente significativo, è la critica alla democrazia rappresentativa. Questo è un punto sul quale nel libro insisto parecchio, perché mi sembra molto caratteristico e molto così anomalo che in società avanzate, in democrazie mature come sono quelle dell'Europa di oggi, si manifesti un movimento o movimenti nazionali che in qualche modo criticano la democrazia rappresentativa in nome di altro, in nome soprattutto di una democrazia diretta. E questo ci riporta anche al problema della democrazia, che certamente c'è una scuola di pensiero molto articolata, e soprattutto in paesi europei, in Francia, in Belgio, ma anche negli Stati Uniti, che ritiene che la democrazia oggi, dopo 200 anni di esercizio, abbia bisogno di una qualche revisione. Io continuo ad essere convinto che la democrazia rappresentativa sia la base ancora più solida intorno alla quale costruire un regime libero e democratico, e che la democrazia diretta invece, come dimostrano i paesi nei quali viene esercitato, spesso porta a deviazioni e non porta certo ad un esercizio pieno della volontà popolare. Inoltre c'è un elemento comune che è il nazionalismo. Il nazionalismo, che è un recupero in realtà delle identità nazionali e che caratterizza quasi tutti i movimenti populisti. Qui c'è Le Pen e Corbyn, in qualche modo si toccano, e anche, diciamo, esponenti della sinistra più transista, penso alla Fontaine di Linke, che è il movimento di sinistra, che è nato alla sinistra del Partito Socialdemocratico Tedesco, i quali, diciamo, in varia misura, comunque, nei confronti dell'immigrazione in particolare, hanno una posizione che non dico analoga, ma che comunque ha punti di analogia, una forte critica nei confronti dell'immigrato, degli immigrati, che comunque sono un problema certamente molto presente, diciamo, nello sviluppo del populismo europeo. Questo nazionalismo è un problema che esclude, e questo qui rispondo anche a quello che diceva prima Giorgio Emetti, perché non è incluso Podemos fra i movimenti populisti. Perché Podemos, in realtà, anche se è un movimento che si autodefinisce populista, in realtà su questo aspetto del nazionalismo e anche della critica agli immigrati ha una posizione estremamente interessante, cioè non è un movimento anti-immigrati, né è un movimento nazionalista. Quindi per questo, rispondo al tuo dubbio di prima, per questo ho pensato di non includere il Podemos.
Il contesto generale nel quale, diciamo, si sviluppa il ragionamento nel mio libro è un contesto naturalmente molto critico nei confronti del populismo, che ritengo un fenomeno assolutamente negativo e anche abbastanza pericoloso, perché, come ricordava il professore, tende a dividere, diciamo, in due categorie il popolo e l'elite, ed a trasformare quindi gli appuntamenti politici, cioè le elezioni, il referendum sull'elite contro l'elite, e questo credo che possa essere fortemente negativo per le nostre democrazie europee ed occidentali in generale. Però nello stesso tempo io credo che bisogna essere chiari su un punto, cioè il populismo è un fatto negativo, ma esprime un problema che è un problema reale, cioè esprime in qualche modo, si fa portavoce di un disagio sociale che è fortemente radicato in tutte le società europee, Italia compresa. E noi di questo dobbiamo essere consapevoli, perché se pensiamo di combattere il populismo imitandolo, non arriviamo da nessuna parte. Dobbiamo cercare di comprendere le ragioni che stanno dietro l'insorgere di questi fenomeni populisti, di interpretarle, dobbiamo, intendo la classe politica al potere, interpretarle e dare soprattutto delle risposte. Cioè, se noi dimentichiamo quelli che Donald Trump ha chiamato i dimenticati, poi non ci dobbiamo stupire se votano in un certo modo piuttosto che in un altro. Quindi il populismo esprime un disagio vero. Nel libro dico che non è il virus che infetta la politica e la democrazia, ma piuttosto è il sintomo di un male più profondo che sta alla base delle nostre democrazie occidentali. Quindi questo è un po' il quadro del libro, che cerca un po' di analizzare anche le origini di questo fenomeno. Origini che sono in qualche modo legate, io credo, agli effetti dei processi di globalizzazione. Su questo mi pare che negli ultimi tempi ci sia, ho letto moltissimi libri a riguardo, ci sia una sostanziale concordanza da parte di tutti gli studiosi. Insomma, io non sono uno studioso, ovviamente non mi metto in questa categoria, sono un osservatore della politica, ma mi pare che ci sia una concordanza nel fatto che il populismo, questo populismo europeo, ha qualcosa a che vedere, e anche quello americano, molto stretto con la globalizzazione, con gli effetti della globalizzazione. E aggiungerei a questo tema della globalizzazione anche un altro tema, che è quello del mercato, del neoliberismo. Cioè, noi abbiamo assistito, a partire dall'inizio degli anni Ottanta in poi, ad un dominio di una cultura neoliberista che oggi è la cultura dominante, il pensiero unico in materia di economia in tutto il mondo. Ecco, questo effetto combinato di globalizzazione e neoliberismo ha creato, specie nei paesi europei, delle sacche di disagio che si sono alimentate, poi sono molto accresciute nel tempo. È quello che Bobbio definiva la vittoria del mercato, insomma, all'inizio degli anni 90. La vittoria del mercato su cosa? Sulla politica, e in definitiva ritorniamo sempre allo stesso punto, anche sulla democrazia. Ecco, su questo punto dobbiamo riflettere molto. E a questo disagio sociale, che poi nel tempo, e con la crisi economica che è intervenuta dal 2010, dal 2007, insomma, con particolare violenza dal 2010, questo disagio si è approfondito e si è anche in qualche modo si è andato stratificando, arricchendosi anche di altri elementi. Questi elementi sono elementi di natura diversa dall'economia e dal disagio sociale, sono elementi di tipo culturale e sono legati all'arrivo di masse notevoli di migranti. I migranti in Europa sono 35 milioni, 5 milioni dei quali sono in Italia. È ovvio che questo ha creato un impatto, ha costretto in qualche modo anche a cambiare gli stili di vita di larghe fasce della popolazione, perché questo è un altro aspetto.
Il problema delle migrazioni, anche in Italia, è stato in sostanza la sua soluzione, l'integrazione degli immigrati, è stato delegato in sostanza alle fasce popolari più povere. È ovvio che molti di voi ricorderanno il fatto di Cavalbio, che è la spiaggia dei VIP nel Lazio, che si è ribellata all'arrivo di alcune decine di migranti. Dei VIP, devo aggiungere, dei VIP della sinistra radical chic. Ecco, questo un po' rivela, ci dice tante cose, no? Che questo disagio è stato gestito malissimo. È una croce che è stata messa addosso ai ceti popolari senza quasi alcun intervento da parte dello Stato, mentre invece sarebbe ora e sarebbe il momento di ripensare completamente, mi rendo conto di aprire un capitolo immenso, il problema dell'integrazione, dell'accoglienza dei migranti, di aprirlo, diciamo, in modo molto diverso. Il libro si pone anche, come ricordava Giorgio Emetti, come il tentativo di studiare, diciamo, un po' più da vicino i singoli movimenti populisti come si sono sviluppati nei diversi paesi europei. E questo, insomma, è un po' anche il senso più profondo del libro, ma rimane tutto sommato anche questo. Poi semmai ci sono molti altri argomenti che ora mi limito ad accennare, però magari ci torneremo dopo, sul peso del populismo, dei movimenti populisti oggi in Europa. Da un'indagine che ho fatto io sulla base dei dati del Parlamento europeo, il populismo oggi si aggira, nel 2014, cioè alla data delle ultime elezioni europee, si aggirava intorno al 21% dell'Europarlamento, che è una cifra importante, ma non, poi alla fine non così rilevante. Credo invece che con il tempo, negli ultimi 3 anni, le cose siano radicalmente cambiate. Abbiamo visto che ci sono state delle affermazioni importanti. In Austria ha vinto Van der Bellen, Presidente della Repubblica. In Olanda ha vinto Mark Rutte, che è un liberale europeista. In Francia soprattutto ha vinto Macron, che è un europeista convinto, ma in Inghilterra quasi personale. In Inghilterra quasi personale. Sembra quindi che ci sia una ripresa, insomma, uno stop al populismo in importanti paesi europei, e che il fenomeno, insomma, che la notte sia quasi passata. Io invece vorrei dire che a mio avviso non è assolutamente così, perché se analizziamo i dati delle ultime elezioni un po' più da vicino ci rendiamo conto che le cose stanno in maniera diversa. In Austria è vero, ha vinto Van der Bellen, che è un candidato ecologista, con i voti della borghesia, in sostanza, così, quello che rimane della borghesia. Però il partito di estrema destra ha ottenuto, è il secondo partito, e da oggi è il primo partito nei sondaggi elettorali che sono stati fatti in vista del voto che ci sarà il 15 ottobre. Quindi è molto molto probabile che il 15 ottobre in Austria vincerà il candidato della destra, dell'estrema destra populista. Hofer che abbiamo visto. In Olanda la situazione non è molto diversa, perché ha vinto sì Mark Rutte, ma sono passati 3 mesi e ancora non è riuscito a formare un governo, mentre lo sta facendo proprio in questi giorni. Mentre il partito di Wilders, che è il partito di estrema destra anti-islamica e anti-immigrati, ha ottenuto il 25% dei consensi in più rispetto alle precedenti elezioni. In Francia
è stata battuta Marine Le Pen, certo, è stata battuta anche in maniera consistente, ma il Front National di Marine Le Pen ha ottenuto il risultato migliore della storia del Front National francese, anche rispetto a quando nel 2002 il padre Jean-Marie andò al ballottaggio con Jacques Chirac e quei pezzi. Quindi voglio dire, anche in Italia, se vogliamo aprire una piccola parentesi, abbiamo avuto questo piccolo voto amministrativo che non ci dice molto e che secondo molti è stato interpretato come uno stop al partito di Grillo, che ha ottenuto sul territorio effettivamente un risultato non particolarmente brillante. Ma questo non significa assolutamente, io voglio dire, attenzione a non scambiare lucciole per lanterne, non significa assolutamente che il partito di Grillo alle elezioni politiche verrà fermato, insomma, anche perché mi sembra che, quindi torniamo al discorso di prima, quello che non funziona non è soltanto, diciamo, l'affermazione del populismo, ma è la debolezza delle altre forze politiche, perché c'è un quadro politico in Europa sconfortante. Lo stesso Macron, che visto da molti come il salvatore dell'Europa e della patria per quanto riguarda la Francia, mi sembra che nelle sue prime mosse non abbia brillato particolarmente per iniziativa politica. Devo dire, gli stessi rapporti che intrattiene con la stampa, che sono rapporti molto conflittuali, non mi piacciono assolutamente, mi fanno intravedere un cammino abbastanza complicato. Un ultimo elemento, e poi semmai ne parleremo in seguito, è quello che riguarda, diciamo, la partecipazione al voto. La partecipazione al voto spesso viene trattata come se fosse un fatto fisiologico. È vero, in tutto il mondo, anzi, la partecipazione al voto è in calo. Negli Stati Uniti da decenni vota la metà dell'elettorato. Però quando in paesi come l'Europa o come l'Italia o come la Francia questa tendenza al calo assume le caratteristiche che ha oggi, in Francia ha votato alle legislative il 49% al primo turno dei degli aventi diritto e il 44% al secondo turno, quindi meno di un francese su due. Quando c'è questa tendenza costante nelle democrazie occidentali ad un calo, diciamo, continuo della partecipazione al voto, ad un aumento progressivo dell'astensione, io credo che non possiamo dire un fatto fisiologico. Sarebbe un fatto fisiologico se ad una elezione c'è una partecipazione bassa e all'altra invece un po' si rialza. Invece la tendenza è, per l'Italia, dal 73 al 2017 siamo passati dal 90% quasi, 89,5% al 60% dell'ultimo voto, anche se era un voto amministrativo parziale. Quindi su questo tema credo che dovrebbero tutti fare una riflessione più approfondita. Qui ritorno all'eterno problema che il professore citava molto opportunamente all'inizio, che è quello della democrazia. Grazie. Si è parlato anche dell'Italia, se ne è parlato molto. E noi sappiamo, è giusto il rilievo che faceva adesso De Luca, che il disagio nel rapporto tra cittadini e forze politiche, rappresentanti, che viene sottolineato dalla caduta della partecipazione del voto, è uno degli elementi importanti. Io che ero democristiano, non sono democristiano, e io che ero democristiano, dirigente democristiano, mi sentivo molto colpito dalle dure considerazioni che la stampa italiana quasi unanimemente faceva quando alle elezioni c'era un calo della partecipazione del voto dall'84 all'82%. Qui invece pare che non si preoccupino più tanto. Adesso Bofano.
il problema delle nuove forze politiche come risposta a questa situazione critica nei rapporti tra cittadini e loro rappresentanti, in che modo si pone? Ci sono delle risposte nuove a problemi vecchi? O non sono piuttosto risposte facili a problemi difficili? Guarda, io mentre ascoltavo, non avrei molto da dire dopo aver ascoltato sia Bonazzi che De Luca, però li ascoltavo, mi veniva in mente che tra filmato, i loro interventi, il tuo, non abbiamo parlato di una cosa che c'è stata in Italia, che è stato il fascismo. Allora, il fascismo, quantomeno alle sue origini e nel momento del suo avvento, è populismo. E quindi l'Italia ed è l'unico populismo serio italiano, perché poi il resto è farsa, è ibridazione, finzione, adattamento, è essere inglobati. Due ore fa un tribunale monocratico della Repubblica Italiana ha condannato il fondatore della Lega Nord a 2 anni e 3 mesi di carcere per la prelazione indebita dei soldi del partito, per viverne lui, i propri figli, la propria famiglia. È la fine di una parabola, cioè il mito che quello fosse populismo, sì, lo è stato la Lega Nord, ma è stato anche un partito di governo, di sottogoverno, di alleanze con i poteri degli italiani e di adattamento ai metodi e ai comportamenti della politica italiana, simboleggiati da questa sentenza di questa sera. Siamo sicuri che un partito fondato da un comico è una cosa seria, poi, come populismo? Come populismo simile a quello che in questo libro molto bene Paolo De Luca descrive. Ci sono dei pezzi che non conoscevo di analisi su cosa sta accadendo nei famosi paesi del benessere della seconda metà del Novecento europeo, i paesi del nord, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, l'Olanda, il Belgio, cioè i posti che noi invidiavamo. E là, ma pensiamo anche a tutto il blocco dell'ex est europeo, che sono quei paesi dove la continuità con culture antisemite e naziste è di prima dell'avvento del nazismo, durante il nazismo, i capi di quei partiti finiscono con il Berger insieme ai gerarchi nazisti, e quindi c'è un ritorno, cioè lì sta tornando qualcosa che è nella loro identità profonda, di quella terra, di quel mondo, di quella gente che vive su quel terreno, di quel sangue, no? Sangue e terra. Allora, l'Italia, mi hanno detto, la Lega Nord, di populismo abbiamo parlato per Berlusconi, è stato anche un populista, ma è stato anche il capo di un movimento politico che aveva una visione del paese, dell'Italia, che era legato a, che ha inglobato o si è fatto inglobare dai poteri forti di questo paese, finanziari, economici, culturali, gli intellettuali italiani fanno presto a passare dalla parte, quindi non è... allora, io poi parlo, poi dico di qualcosa perché poi il problema è Grillo, no? Io voglio dire un'altra cosa. Nel libro, quando parla di Haider in Austria, De Luca ricorda le sanzioni europee, quando Haider entra nel governo austriaco. L'Europa fa le sanzioni che non sono previste dalle carte europee, sono imposte da Chirac, e fu un errore clamoroso, spiega De Luca, perché di fatto fu un vantaggio propagandistico per Haider. A parte che erano illegittime, le cose illegittime non vanno mai bene, ma è... Allora, io mi chiedo, in Italia, se oggi le coordinate del nuovo populismo sono io che sto toccando qualcosa, scusate. Se le coordinate del nuovo populismo in Italia sono l'anti-europeo, come sono nel resto d'Europa, in molti posti dell'Europa del secolo, sono l'anti-Europa, il problema dell'immigrazione, la critica alle élite e il dire che le élite sono coloro che opprimono il popolo o che hanno usurpato quello che diceva prima Bonazzi, no? Stanno in mezzo tra il popolo e il potere e vanno eliminate. Quei sentimenti di rabbia, di vendetta, di rancore che ci sono. Allora, se tutto questo è quello che è,
ripeto, applicato a un paese dove tutto è peso e farsa, tutto è meno, meno serio e meno importante che nel resto del mondo e che nel resto d'Europa. Di chi è? Ci sono delle ragioni, cioè che cosa non abbiamo fatto per impedire che questo nascesse? Ci sono delle. Allora, io non voglio paragonare a un periodo molto preciso della, ormai non è più cronaca, della storia politica italiana, che è recentissima, a Chirac e Haider, ma riflettiamo su cosa è stato gli ultimi 2 anni della presidenza di Napolitano e i 2 anni del secondo mandato. L'aver creato quel governo Monti in quel modo, aver preso un istituto della Costituzione che sono i senatori a vita, che non è per creare dei leader politici, ma perché lui lo ha fatto e il giorno dopo gli ha dato l'incarico. Aver preteso di costituire una commissione di saggi e di esperti che doveva elaborare una riforma della Costituzione, quando invece questo spetterebbe al Parlamento e ai partiti politici. Aver richiesto che di nuovo questa cosa fosse la condizione per la sua rielezione, accettare la ricandidatura della rielezione. Aver formato 2 governi, uno dietro l'altro, che non sono stati votati dagli italiani. Fatti da un uomo che viene dalla cultura del Partito Comunista Italiano e che dunque dovrebbe avere gli antidoti per intuire questi rischi. E che secondo me segna, io ho il massimo rispetto per Giorgio Napolitano, ma segna come personaggio, ma potremmo applicarlo anche ad altri, la delusione che il popolo italiano e chi si occupa di politica o di storia in questo paese può avere per gli ex comunisti, che si sono rivelati alla prova dei fatti, non perché erano comunisti ma dopo, meno bravi di quello che pensavano di essere o che dicevano di essere. Allora, questa ficcia, cioè cos'è stato il governo Monti? Ma pensiamo che cos'è, cioè ogni giorno, non dico ogni giorno, ma ogni settimana sui giornali noi dobbiamo parlare delle pensioni e della Fornero, lo dico qui a Berlino, come conosciamo tutti. Cioè, ma cos'è stata quella riforma? I problemi che ha creato e che lascia in piedi? Che cos'è stato aver alimentato la possibilità del leaderismo che decide e fa tutto e che accetta tutto ciò che viene dall'Europa? Essere antieuropei è sbagliato, ma accettare tutto, forse questo l'aspetto, accettare tutto non è normale. Giustamente De Luca racconta anche i lati populisti di Tsipras e di Siriza, ma direi la demolizione di Tsipras fatta dalla Germania è una cosa terribile, così come giustamente ha detto Podemos, cantavano il poi morito del Cile, quindi sono altri modi. Però le responsabilità che abbiamo nel favorire, non noi che facciamo i giornalisti, gli intellettuali, i professori universitari, ma che hanno i politici italiani nell'aver aggiuntato le condizioni del populismo in questo paese, e sono sotto gli occhi di tutti. Veniamo a un'altra questione, non voglio fare, cioè sarebbe facile fare delle battute, ma ho sentito parlare del referendum e di come strumento di ricerca del consenso assoluto. In questo paese si è deciso che su una riforma un po' farlocca della Costituzione si giocava il destino di un personaggio e il suo avere il sì, no. In questi giorni, io ieri sono rimasto molto colpito, spero che poi l'evoluzione dei prossimi mesi sia diversa, ma io sono rimasto molto colpito di tutti questi pezzi di libro di Matteo Renzi che sono stati veicolati sui vari giornali amici, quello che c'era sul Sole 24 Ore, che era un documento quasi anti-europeista, e quella è una cosa su cui quello non è populismo, se è populismo sono tutte quelle cose là. Io non credo che poi Renzi sia un populista assoluto, ma il leaderismo, l'anti-Europa, oggi le battute contraddittorie sui migranti, aiutiamoli a casa loro, come dice Salvini, oppure sventolare film di propaganda, perché in questo momento bisogna tenere a bada la sinistra
sionista, lo Ius Soli, che uno dice, ci crede davvero nello Ius Soli, o lo sta usando lo Ius Soli, e in quel modo lì è giusto farlo, oppure no? Ecco, questo è, secondo me, un ragionamento che in questo paese va fatto, perché se no cataloghiamo i barbari, i pirati, come vengono chiamati alcuni di questi partiti, come si sono voluti chiamare alcuni di questi partiti, che sono alle porte, e ci dimentichiamo chi sta costruendo l'apertura delle porte. Detto che io non credo, e adesso finisco, che Grillo sia un barbaro, non credo che il Movimento 5 Stelle sia solo populismo. È sicuramente qualcosa che ha delle caratteristiche che sono, io proprio non ne ho. Grillo è sicuramente un populista, il populismo è sicuramente delle radici del Movimento 5 Stelle, ma io non credo che possa essere liquidato solo come populismo. Cioè, le istanze che ci sono di critica alla classe politica, alla casta, alle elite intese come elite dei poteri forti, che sono i poteri finanziari e economici, ma le vicende delle banche e il fatto che la politica le ha salvate per salvare se stessa, ma per salvare loro che sono i loro mandanti. Allora, queste cose sono qualcosa che arricchisce, cioè, a parte che i sondaggi stanno dicendo che in realtà forse il fenomeno si è fermato per adesso in Italia, vedremo a marzo, ma è un problema che non si può liquidare con l'accusa di populismo come insulto, perché dietro c'è qualcosa che la società sta manifestando. Sono meno preoccupato del populismo di Salvini, perché Salvini è un moderno Bossi, cioè siamo alla lotta e governo della Lega Nord solita, anche se ha cambiato, ha mutato, non parla più di meridionali, vuol fare un partito nazionale, adesso il suo obiettivo sono i migranti, ma siamo nella solita manfrina. Fratelli d'Italia è populista, no, Fratelli d'Italia è un movimento sociale, una forza politica ben identitaria, che ha una sua storia, che non è populista, è la destra post-fascista italiana. Grillo è qualcosa che va analizzato, non va demonizzato, io non credo che demonizzarlo sia la cosa giusta, non va inseguito, mentre invece quello che stiamo ascoltando in questi giorni, che leggiamo, è di chi insegue, di chi prova a fare un avvicinamento a temi e a un elettorato, e quindi questo è il vero dramma italiano. Posso dire, nel libro De Luca spiega anche che uno dei modi di approccio al populismo è dire lasciamoli, proviamo a farli governare. Allora, anche questo è qualcosa che non funziona, è sbagliato, non funziona perché se guardiamo l'Italia, noi abbiamo la Raggi nella situazione in cui è. Abbiamo l'Appendino che, dopo aver fatto il trionfo del Salone del Libro, ha avuto purtroppo, ma non per lei, non mi interessa perché purtroppo per il morto e per i feriti, per la morte e per i feriti, ha avuto la discesa di Piazza San Carlo. Abbiamo il rovescio, abbiamo un ex grillino che ha vinto a Parma e che si fa rieleggere, che non vuol dire che ha perso il grillo, vuol dire che quello che diceva prima, mi sembra, non so cosa dice, tu lo diceva Bonazzi, cioè non è così automatico che perdere localmente a livello nazionale, sono segnali strani. A Genova ha vinto il centrodestra tradizionale con una forse accentuato il lato molto di destra reazionario. I grillini non hanno vinto perché praticamente erano in tre, cioè, ma nella città di Grillo, ma siamo sicuri che alle politiche la rabbia genovese non tornerà a votare. Quindi la situazione è direi in stallo, vediamo, ripeto, i sondaggi ci dicono certe cose di un leggero arretramento del Movimento 5 Stelle. Io ripeto, non credo che il modo di combattere 5 Stelle sia quello di definire solo populisti e soprattutto non sia quello di andare dietro di loro. Vedo invece segnali, ripeto, il libro di Renzi che io ho letto ieri, non penso quasi tutto, ma credo abbastanza tutto perché ogni giornale ne aveva un capitolo, sembra indicare invece che stiamo andando verso quel tipo di inseguimento. Io lo trovo negativo, ma non perché
si rischia di far vincere i 5 Stelle, ma perché si toglie l'identità a ciò che potrebbe essere l'alternativa ai 5 Stelle, al populismo. Questo è il problema. Non abbiamo sbagliato a chiamare Bonfa, a raccontarci queste cose, perché c'è questo tipo di attenzione particolare a questi fenomeni nuovi. Intanto sul voto di Grillo va detto, e l'ha fatto già anche qualcun altro, che il voto per Grillo ha due dimensioni per il Movimento 5 Stelle: quelle del primo turno e quelle del secondo turno. Quelle del primo turno, che sono fortemente condizionate dalla presenza di una quantità enorme, lo dico io, Cuneese, tutto sommato si è risolto tutto al primo turno, ma una quantità enorme di liste locali che hanno avuto una funzione di assorbire, per la simpatia che può avere un personaggio o l'altro, che è messo in lista in modo capillare una buona parte del voto di dissenso che sarebbe andato al Movimento 5 Stelle. Poi c'è invece il secondo turno, 9 voti in 9 soli comuni il Movimento 5 Stelle è andato al ballottaggio, e in genere con delle distanze abissali dal primo candidato. Tra gli avversari se l'è cavata solo in città di Aspre, tutti gli altri sono stati trittati dal Movimento 5 Stelle. Sono cose che fanno capire che mica è ancora finita la storia. A me pare una delle cose che in Italia, ma non solo in Italia, però in Italia particolarmente, una delle caratteristiche forti di questi movimenti nuovi che cercano di sostituire, perché è il giustizialismo. E questa è una caratteristica, è una caratteristica. Però, tra l'altro, questo potrebbe far porre un problema anche di una caratteristica ideologica, ne parlavamo prima con Boffano, del populismo in Italia. Esiste il populismo cristiano? Una cosa che possiamo benissimo chiederci a questo punto, proprio in questo senso. Comunque, e chiudo con una battuta che però è molto autorevole, viene da Dardorf, il quale definiva il populismo: il populismo è la strategia politica dell'avversario, che può essere un modo anche di intendere. Resta il problema di che cosa succederà nel nostro paese, anche sulla base delle cose che mi diceva prima Orfano e che mi sembrano molto ragionevoli quando dice: attenzione, che noi abbiamo dei movimenti populisti e coloro che lo imitano. Merlo. Sì, io sono molto breve anche perché sono l'ultimo, quindi affronto solo alcuni elementi rapidissimamente. Innanzitutto è un bel libro, io ho letto tutto, come diceva Ettore poc'anzi, molte cose non lo sapevo sul quadro europeo, quindi ho imparato ed è già qualcosa. Manca, a mio giudizio, lo dico con molto sommessamente, un piccolo capitolo, nel capitolo molto importante d'Italia, culla del populismo, manca un riferimento a Renzi e a Lanzi. Sono convinto che nella ristampa, manca, poi dirò perché, che quando si parla di populismo nelle diverse scientificità e precisione, come fa l'amico De Luca, credo che non possa mancare questo passaggio. Dico subito che è difficile, come ricordava poc'anzi anche Giorgio, sciogliere i nodi del populismo, del come si affaccia nella politica italiana, soprattutto mi fermo solo a questa dimensione, mi scuso, non si possono sciogliere questi nodi con un tratto di penna. Spiegherò il perché. Prima riflessione. De Luca ci parla del populismo a livello europeo, non solo, nel merito è
della proposta politica. E non aggiungo nulla su questo, perché è stato detto molto. Ma c'è anche un populismo nel metodo. E il populismo nel metodo dell'azione politica accomuna molti leader politici contemporanei, di forze politiche diverse. L'appello del capo al popolo, io l'ho sentito nella direzione nazionale del discorso a Roma del Partito Democratico, quando Renzi ha detto: io il 14 di settembre comincio il mio tour per la campagna elettorale, ho una missione da svolgere, frutto dei 2 milioni del po' arrotondato, delle persone che hanno partecipato alle primarie del PD, io le ho vinte, il popolo democratico è un popolo unito rispetto a quelli che hanno perso. Io per rispetto nei confronti di quel popolo devo portare avanti il mio progetto. Chi non lo condivide, faccia, mi ha detto, andate pure avanti, la mia strada è un'altra. L'appello del capo al popolo. Il partito, nelle diverse articolazioni, c'è chi lo chiama movimento, ma il partito è un orpello inutile, sia per Forza Italia, sia nel Movimento 5 Stelle, sia nella Lega. Il PD ha questa impostazione adesso, no? Il partito appunto è un centro del metafono del capo. La stessa cosa la fa Salvini, comincia il suo tour annunciato il 30 di settembre, la stessa cosa fa Berlusconi, annunciato già da Villa Certosa che comincerà dal 1 ottobre, la stessa cosa fa Grillo, iniziandola già dal tour siciliano. E soprattutto c'è un azzeramento del pluralismo interno a questi partiti. Noi lo dicevamo già presentando un nostro libretto nei tempi passati, fatto proprio qui dalla Fondazione Rockettain, quando dicevamo che guarda caso l'elemento che accomuna questi leader è una sorta di anno zero, cioè quando comincio io comincio una nuova era. È populismo questo? Non lo so. È comunque un elemento che accomuna diversi leader politici a capo di partiti con profili, nature e culture molto diverse. Quindi dico questo perché l'investitura plebiscitaria, la democrazia momentaneamente sospesa, la mediocrità della classe dirigente denotano e fanno emergere una concezione del partito, delle istituzioni e della democrazia molto omogenea. Ripeto, di leader politici che sono a capo di forze politiche diverse con culture politiche profondamente diverse. Ma c'è un populismo anche nel metodo, allora questa è una mia riflessione e chiedo ovviamente all'autore di approfondire questo tema. Seconda riflessione, ne faccio solo tre. Il populismo è di destra? De Luca dice di sì e di no nel suo libro, dice tendenzialmente di sì, però anche qui ci sono delle parole d'ordine che De Luca evidenzia in modo molto preciso, che sono state richiamate questa sera, contro l'Europa, lo ricordava Ettore, contro la casta, contro l'establishment, contro la burocrazia europea. E certo che, come diceva già Ettore, quindi non mette, se però noi dovessimo commentare lo svolgimento concreto della campagna elettorale del referendum e di manifesti affissi sui bus, meno politici per rilanciare la politica, meno posti per rilanciare la politica, una battaglia campale sui vitalizi che mi pare veda tutti uniti, anche qui è difficile. Scusa, nel libro ha scritto una cosa che diceva Berlusconi, che cioè è stata l'Europa a far cadere Berlusconi, quindi il complotto c'è stato, lo dice il presidente segretario del PD. No, dico, appunto, questa da Giovanni. Ci sono diversi elementi che anche qui il populismo è di destra. Il populismo, perlomeno quello che io ho potuto capire leggendo seppur rapidamente, ma ho avuto attenzione, il libro dell'amico De Luca prevede ed impone anche il superamento della coppia simbolica destra-sinistra. E questo è un elemento che prevale in tutta Europa, ma guarda caso caratterizza anche trasversalmente di nuovo la politica italiana. Ancora oggi Diamanti ce lo ha ricordato, e Grillo ha successo perché è un partito che va oltre. Per il momento Berlusconi e Salvini reggono, ma la dimensione di Renzi, l'attacco frontale, a mio giudizio, contro la coalizione, contro la Alleanza, contro la sinistra, contro la Fiore, contro la CGL,
contro i padri fondatori del Movimento dell'Unione, non è che vada nella direzione di recuperare un larghissimo consenso a sinistra, va in un'altra direzione. Cioè, a mio giudizio, cerca anche di dare, di far capire che la sua, che il suo progetto va oltre quella coppia simbolica. Quindi anche qui ci sono degli elementi che è difficile interpretarli, sciogliere, ripeto, con un nodo della pelle. E poi c'è il grande tema che De Luca affronta molto bene, che questi cosiddetti movimenti populisti, cosiddetti di destra, poi non si sa bene, come diceva poc'anzi, se sono di destra o meno, e hanno un consenso che affonda le loro radici nell'elettorato del centro-sinistra e della sinistra. Ma questa roba qui non è che può diventare la regola. Noi che andiamo molto bene a Torino, come sa bene Gianfranco Morgando, alla Crocetta, andiamo molto bene ai Parioli, e nelle periferie abbiamo perso, vabbè, pazienza, abbiamo perso, ne prendiamo atto. Poi andiamo a vedere cosa ci dice Diamante sugli operai, e poi abbiamo perso pure lì, chi se ne frega, però andiamo bene da altre parti. E poi ci sono tutti i centri popolari che ci votavano, e vabbè, ce ne faremo una ragione anche di quello. Cioè, allora, noi, l'elettore, quindi, ha capito prima dei partiti che c'è un partito di destra, populista o meno che sia, che interpreta ed intercetta il suo disagio. Noi, dico noi così, eredi della tradizione della sinistra riformista o liberal riformista, che guarda caso ci rassegniamo, no, a dire che questi movimenti cosiddetti di destra intercettano il disagio del ceto medio, come dice De Luca, e soprattutto di tutti i ceti popolari. Elemento questo che trova conferma in Francia, in Olanda, nei paesi del Nord Europa e in America, e quindi anche in Italia. E quindi i cosiddetti partiti della sinistra o del centro-sinistra dovrebbero recuperare i temi della destra per poterli conquistare gli elettori del centro-sinistra, coniugandoli però con la propria cultura politica d'origine. Non è un'operazione semplice, eh? Non è un'operazione semplice. Cioè, quegli elettori guardano di là, tu devi recuperarli perché altrimenti non sei più un partito riformista, di centro-sinistra progressisti, devi recuperare quei temi, Fratelli a cui faceva riferimento di liberare un dibattito recentemente, immigrazione, diseguaglianza sociale, non crescita economica, cercando però poi di coniugarli con la tua cultura, cosa molto difficile. Terza ed ultima considerazione, e questa è più una cosa personale, cioè, io tratto questa conclusione, mi chiedo a De Luca se è vero o meno, e allora che cosa si fa dopo aver fatto questo quadro? Ci si rassegna? Io credo che per chi non condivide questa impostazione, che mette drasticamente in discussione tutto ciò che arriva dalla cultura politica del Novecento, io credo che sia necessario, alla luce di questo quadro che è realistico ed è vero, un doppio binario. Attivare da un lato una sorta di resistenza attiva nei partiti cosiddetti democratici per impedire che si completi questo processo di omologazione, di cancellazione della coppia simbolica, della dicotomia destra-sinistra, di rassegnarci definitivamente alla personalizzazione, di sospendere la democrazia interna perché ormai non serve più perché rischia di infranciare il capo, e dall'altro però avviare una stagione che probabilmente sarà molto lunga, di segregazione politica e culturale, che ricostruisca un pensiero riformista che non aggiri quei problemi, perché se tu aggiri quei problemi rischi di consegnare quei temi e chi di quei temi si sente una vittima definitivamente ad altri soggetti politici. Ecco perché, e chiudo veramente, è un libro che fa riflettere, che merita di essere studiato, di essere approfondito, ma è un libro anche che fa emergere che probabilmente il populismo, come lo conosciamo, come l'abbiamo definito noi, non è solo di destra, non è solo estremista e non è che guardi soltanto ai ceti alti o ai ceti medio alti. È un populismo che intercetta e interpreta, se lo fa, un motivo c'è, tutti quei ceti, tutte quelle fasce sociali e anche fasce anagrafiche che sino ad oggi hanno guardato da un'altra parte. Ecco perché deve fare riflettere anche quelle culture politiche a cui noi ci sentiamo ancora aggrappati, ma che purtroppo su questo terreno sono molto, ma molto latitanti. Grazie. Ti hanno tirato i capelli e quindi tu li hai ancora.
parte, quindi proviamo a dare una risposta. Sì, devo dire che con argomentazioni molto interessanti, perché diciamo in larga misura condivido. Populismo di destra, non dico, non scrivo, non penso soprattutto che il populismo sia un fenomeno solo di destra. Populismo è, diciamo, è statisticamente i movimenti di destra classificabili come comunisti sono molto più forti diciamo, in Europa di quelli di sinistra, invece sono limitati a pochi, diciamo, a pochi partiti. Io ho citato Corbyn, Tsipras, insomma, non dire, a ripetere cose già dette, che però esistono. Come se esistono? Esiste una cultura populista di sinistra, non solo in Europa ma anche fuori dall'Europa. Vediamo quello che succede in Venezuela. Maduro è un, come lo era anche Chavez, è un leader socialista bolivariano, cosiddetto, cioè di una sinistra populista. Quindi, lungi da me l'idea che il populismo sia solo di destra. Esiste anche una destra non populista, questo bisogna dirlo. Esiste un'estrema destra, per esempio di ispirazione nazista o fascista, che non ha nulla a che vedere con il populismo. Fra i tanti temi proposti, mi sembra particolarmente interessante quest'ultimo che diceva Giorgio Merlo, cioè se recuperare il tema, i temi, diciamo, tipici della destra per cercare di ottenere i consensi dell'elettorato perduto della sinistra possa portare a qualcosa. È una strada che certamente lo vedo anch'io, che qualcuno sta cercando di intraprendere in Italia, correggi non solo in Italia. Io penso di no, perché questa strada già è stata per forza. Alla fine degli anni 90, molti di voi lo ricorderanno, c'è stato un esperimento, chiamiamolo così, europeo, che si chiamava la terza via, cioè quello di cercare di coniugare i temi del neoliberismo con una certa diciamo, attenzione al sociale, e su questi temi sono stati fatti propri anche da lei, ma è uno degli esponenti più autorevoli della terza via. Questa terza via ebbe un grande successo, portò Blair al potere in Gran Bretagna, ad esempio c'era Clinton negli Stati Uniti, ha avuto un momento di grande favore limitandoci all'Europa. Nel libro ricordo che c'è un anno, il 2000, il 1999, nel quale su 15 paesi europei 13 erano a trazione socialista socialdemocratica. Significa che dopo il crollo che c'era stato fra gli anni 80 e la fine degli anni 90 dei partiti socialisti e socialdemocratici, c'è stato un recupero effettivamente. 13 su 15 paesi, governi europei. Un anno e mezzo dopo, nel 2001, a metà 2001 mi pare, in Europa c'erano solo 3 governi a guida socialista. Che significa? Che è stato un fenomeno effimero, che non ha funzionato, che mettere insieme, diciamo, gli opposti, specie per i partiti di sinistra, secondo me non può funzionare, e che proprio ansia di indistinzione fra destra e sinistra che alimenta il populismo. Io su questo sono d'accordo con quello che dicevate tutti e due. Io credo che se non ci sono dei confini ben definiti fra destra e sinistra, e allora si alimenta la logica del populismo, che non è né di destra né di sinistra. E qui veniamo al punto, diciamo, più un po' centrale dei vostri interventi, quello di Renzi. Io, diciamo, Renzi non l'ho inserito effettivamente nel mio libro, perché non si può inserire, diciamo, un tema come il renzismo nell'ambito di un quadro politico generale europeo, ma certamente l'ho tenuto presente, e credo che il renzismo sia effettivamente una forma che sta, diciamo, a metà strada fra il populismo e la demagogia, perché anche qui bisogna un po' essere attenti alle parole.
Interamente populista non me la sento di definirlo, Renzi, perché comunque lui ha un progetto. Io credo che il populista vero non ha un progetto, un programma di governo. Renzi ce l'ha, discutibile, discusso, secondo me non può funzionare, comunque un progetto c'è. Per questo non l'ho inserito, perché poi avrebbe richiesto un libro a parte, ovviamente, no? E si può mettere nell'ultimo capitolo un paragrafo su Renzi, insomma, mi sembrerebbe anche molto riduttivo. Però nel libro metto, come dire, in guardia da quello che chiamo il populismo di governo, e quando ho parlato e ho scritto di populismo di governo pensavo proprio a Renzi. Cioè, se il populismo, se i governi, diciamo, tradizionali, i partiti tradizionali, specie quelli di sinistra o di centrosinistra, fanno propri gli stilemi dei populisti, allora si pone l'elettore di fronte a una scelta. Questo nel libro lo scrivo, nell'ultima parte. È meglio l'originale o è meglio la copia o l'originale? È chiaro che l'elettore sceglie, i fatti lo dimostrano, che sceglie l'originale. E infatti i consensi di Grillo derivano, secondo me, anche da, diciamo, da quest'uso smodato di quello che ho chiamato populismo di governo. Qui su questo sono d'accordo con quello che dici, con le sottolineature critiche nei confronti di Renzi e del renzismo. E Grillo, liquidarlo come populista, no, è giustissimo. Delegittimare e liquidare l'avversario politico non è mai un sistema che funziona e non produce mai risultati. Quindi non bisogna né demonizzarlo né però inseguirlo, e questo qui ci ritroviamo sempre al solito punto. Cioè, se noi pensiamo che Grillo vince perché perché parla un linguaggio popolaresco si sente interprete attraverso quel linguaggio, si sente interprete del popolo, andiamo fuori strada, io credo. Quindi non è quello l'inseguimento dell'iter populista alla strada giusta. Ci hanno provato anche in Francia, ad esempio, no? Ci ha provato Mélenchon ultimamente, un candidato della sinistra francese, insomma. Non è andata bene, ovviamente, diciamo, i consensi poi sono andati. Ha avuto un certo successo, sì, superiore sicuramente alle previsioni, ma insomma poi alla fine è crollato. Io qui, diciamo, vorrei concludere ritornando un po' al punto di inizio. Che cosa fare? Ricostruire il pensiero riformista mi sembra l'unica strada, cioè non ci sono molte scorciatoie, credo, per chi si sente vicino ad una posizione riformista. Non si può certamente fare proprio i temi della destra. Io guardo, nonostante tutto, un europeista convinto, guardo con grandissimo fastidio questo atteggiamento che c'è in particolare ai Renzi nei confronti dell'Europa. Io credo che una delle ragioni che hanno portato alla sconfitta del referendum del 4 dicembre sia proprio questo, quello di aver tentato di cavalcare le posizioni populiste con un, diciamo, come un no all'Europa che è ingiustificabile, che era evidentemente strumentale e che al quale, diciamo, una posizione del genere non è stata apprezzata, diciamo, da chi non si sente vicino a Renzi, ma non è stata apprezzata neanche da chi magari avrebbe voluto votare sì, e di fronte ad una, diciamo, all'opposizione così smaccatamente anti-europea ha deciso di votare diversamente. Quindi credo che bisogna recuperare un po' l'identità, senza esagerare, l'identità progressista, e lavorare su questo terreno, e non certamente andare appresso a chi si pensa che possa interpretare, che possa far vincere soltanto attraverso l'acquisizione di un consenso facile. Un'ultima annotazione riguarda sempre quello che diceva Giorgio Merlo, ed è sul passaggio di voti fra
socialdemocratici e populisti, è un fenomeno impressionante. Questo ne parlo diffusamente nel libro. E noi abbiamo avuto in Italia un esempio chiarissimo: Milano, feudo socialista per alcuni decenni, dal dopoguerra. Nel 2003, da un mese all'altro, neanche da un anno all'altro, viene eletto Formentini, esponente della Lega. Nel 93, scusate, nel 93 viene eletto Formentini, esponente della Lega. Questo, se guardiamo anche in altri casi europei, questo travaso, questa continuità elettorale fra socialisti e populisti si è verificata nella stessa misura in Olanda con Pim Fortuyn, per esempio, si è verificata in Danimarca con altri esponenti dei locali partiti e soprattutto anche in Belgio. Per cui voglio dire, è un elemento sul quale riflettere, bisogna recuperare quell'elettorato, ma certo non sarà poi così facile. Del nostro Paolo De Luca, di chiunque vuole può fornirsi. Grazie della partecipazione a questa serata in una giornata calda di luglio che è stata, quindi a maggior ragione grazie per la nostra partecipazione. È certo che ci vorrebbe qualcosa di più, e ci vorrebbe forse anche un altro libro da parte di me.